Ciao a tutti e bentornati per un nuovo video. Bentornati qui su Monica Style. Se per caso è la prima volta che siete qui, vi do il benvenuto. E oggi è un video un po' mangereccio. Metterò questo video nella playlist in cucina con Moni. È da tanto tempo che non aggiungo un video in quella playlist. E parliamo di friggitrice ad aria. Ho ordinato la friggitrice ad aria dopo averla vista sul canale di Caterina, che ha il canale che si chiama Sontina F, ma credo di averlo già detto in un vlog, se non sbaglio. E era da tempo che io volevo acquistarla, questa friggitrice ad aria, e ci sono tanti modelli, ho visto tante recensioni, poi però ho visto un video suo e lei ce l'aveva più piccola e l'ha ripresa della stessa marca, però più grande, e quindi ho pensato che la sua recensione, il suo ricomprarla significava proprio che si era trovata bene, quindi diciamo che è stata la recensione più significativa per me, perché altrimenti una persona non va a ricomprare lo stesso tipo di friggitrice, no? E quindi ho deciso di prenderla e ho preso un Ariete XXL 5 litri e mezzo col cestello. Devo ancora comprare accessori e cose varie, ma lo farò perché mi sto trovando benissimissimo. E quindi in questo video volevo condividere con voi quattro ricette, quattro cibi che ho cucinato con soddisfazione, veramente, con la friggitrice ad aria. Vi avevo già fatto vedere in qualche video, magari se li ritrovo, se mi ricordo in quali, perché credo fossero dei vlog, no, sicuramente erano dei vlog, magari ve li lascio qui o in info box. In uno, ciao Stella, volevi salutarci? Aspettate che vi faccio salutare da Stella. Stella, ecco, no, non è molto d'accordo di guardare in camera. Che fai? Vabbè, annusa tutto come se fosse la prima volta che vede queste cose, quando invece sono sempre le stesse. Dai, mettiti qui buona. Allora, stavo dicendo, ho perso il filo, sì, che avevo fatto le patatine tipo chips e le avevo proprio copiate da Caterina ed erano venute benissimo e ci sono da qualche parte in un video. E poi avevo fatto anche le cosce di pollo, poi ho fatto le alette di pollo, insomma, ho fatto varie cose. Non le ho filmate tutte, scusate sempre la coda di Stella, io non so che cosa devo fare ogni volta che giro un video, aspettate un attimo. E quindi, cioè, a un certo punto mi sono messa a registrare ciò che cucinavo, anche perché veramente così, se qualcuna di voi che mi segue è indecisa sull'acquisto o meno, può farsi un'idea. Quindi in questo video vediamo quattro cose molto molto appetitose. Vi farò vedere quindi in questo video i peperoni arrostiti, gli stick di polenta con paprika che sono fantastici, favolosi, qua in casa continuano a richiedermeli e tra l'altro sono tutte cose veloci da fare. Poi le zucchine, non ho fatto le zucchine fritte, ma ho fatto tipo le zucchine grigliate, diciamo. E poi l'ultima cosa che ho fatto, i pomodorini confit, quelli sono uno spettacolo e vi ho quindi raggruppato assieme qua tutte le clip. Quindi adesso io vi lascio alla visione e spero di esservi utile. Fatemi sapere nei commenti se per caso anche voi avete già la friggitrice e se vi trovate bene. La mia è una 1800 watt. Io per adesso sono entusiasta, vi dico la verità, sono stra contenta. Quindi bando alle ciance, vi lascio al video. E alla fine del video, se arriverete fino alla fine del video, io vi ringrazio perché così lo visualizzate tutto. E vi chiedo se vi fa piacere di iscrivervi al canale qualora voi non foste iscritti, cliccando il tastino iscriviti qua sotto. Per chi invece è già iscritto, un grande grazie perché siamo sempre di più. E controllate solo di aver attivato la campanellina per ricevere le notifiche quando io carico un video nuovo. Vi mando un grosso bacio e ci vediamo la prossima volta. Il primo piatto che vi mostro sono i peperoni che vengono fuori veramente abbrustoliti e buoni. Si mettono così come sono dentro il cestello, non c'è bisogno di olio, non c'è bisogno di niente. La mia friggitrice è una 1800 watt, tenete conto che se avete una friggitrice con meno watt dovete allungare un pochino il tempo, ma dovete fare le prove, ogni tanto guardate. Quindi io ho impostato 20 minuti a 180 gradi.
Trascorso questo tempo, lascerò i peperoni all'interno della friggitrice spenta per 5-10 minuti. Questo favorirà lo staccarsi facile della buccia. Vedete come viene via facilmente ed è un attimo veramente spellarli tutti. Dopodiché li ho tagliati a striscioline, li ho messi in una terrina e li ho conditi semplicemente con olio, sale e poi uno ci può mettere quello che vuole, insomma. Qui invece ho fatto un mix di zucchine e melanzane. Allora, ho tagliato a rondelle le zucchine e a dadini le melanzane. Ho condito il tutto con un po' di curcuma, prezzemolo, erba cipollina. Poi ho fatto qualche spruzzata di olio, quindi non un cucchiaio ma meno, perché prima di arrivare a un cucchiaio ce ne vogliono di spruzzate. E poi ho messo del pan grattato, in modo che vengano fuori come se fossero gratinati, ecco. Prendo e metto dentro al cestello e lo inserisco nella friggitrice. In questo caso, ci vogliono 20 minuti a 200 gradi. Ogni tanto, un paio di volte durante la cottura, vado ad aprire il cestello e a scuotere di modo che, le pietanze non si attacchino. E questo è il risultato ed erano veramente molto molto appetitosi, come vedete sono abbrustoliti. Passiamo adesso invece agli stick di polenta alla paprika, questi sono davvero davvero favolosi. Allora, praticamente si può fare la polenta e farla indurire in frigo, oppure si può comprare un panetto di polenta come ho fatto io. Vado praticamente a tagliarlo a fette, questo qui è mezzo panetto. Lo taglio a fette e poi ogni fetta la divido in tre striscioline e dopodiché vado a dividere a metà. Questi sono i miei stick e vado avanti finché li ho tagliati tutti, li metto appunto nella terrina. Vado ad aggiungere la paprika. Avevo messo, questa qui è la prima volta che li ho fatti, avevo messo un pizzico di sale fino, ma ho scoperto che non serve perché in realtà la polenta pronta e anche quella che prepariamo noi in casa è già salata. E anche qui vado a fare degli spruzzi di olio. Vedete che si è distribuita bene la paprika e adesso vado appunto a fare qualche spruzzata di olio, ma non, anche qui non arriviamo ad un cucchiaio d'olio. Comunque, se la volete ancora più croccante, potete arrivare ad un cucchiaio d'olio. Tenete conto che qui mangiamo in tre perché è come un contorno. In questo caso qui vado anche ad aggiungere con una salvietta sporca di olio il cestello perché la polenta è facile che altrimenti si attacchi. Metto quindi nel cestello gli stick di polenta, vado a distribuirli bene col cucchiaio, di modo che si distribuiscano in modo più omogeneo possibile. E anche in questo caso ogni tanto aprirò il cestello e lo scuoterò. La temperatura per gli stick di polenta è di 200 gradi per un tempo di 20 minuti e faccio partire. A metà cottura vado a dare un'occhiata, scuoto un po' il cestello, li mescolo delicatamente, altrimenti si rompono, così si dorano bene da tutte le parti. Lei si ferma, la friggitrice, poi non appena chiudo il cestello riparte da dove era rimasta. Questo è il risultato finale. Sono saporiti, sono croccanti, sono proprio buoni e sono buoni sia caldi che quando si sono raffreddati. Noi ne andiamo matti. Adesso invece vediamo i pomodorini confit. Prendete dei pomodorini, quelli che volete, pachino, ciliegini, quelli che preferite, e andate a tagliarli a metà e a cospargerli con un po' di sale fino. Poi aggiungete l'origano a piacere, quanto più o meno a seconda di quanto vi piace, e delle spruzzate di olio. Poi ci mettete un po' di zucchero perché devono caramellare, quindi ci va qualche pizzico di zucchero e alla fine aggiungete una spolverata di pan grattato che così viene fuori anche una bella gratinatura.
Poi li vado a depositare nel cestello, ne avevo fatti pochi, ma poi nelle volte successive ne ho fatti molti di più perché sono veramente, vengono fuori gustosissimi e appetitosi. Qui avevo fatto la prima prova, quindi non avevo fatti tanti. E 15 minuti a 180 gradi, se avete una friggitrice con meno watt dei miei, che appunto vi ricordo è 1800, fateli andare anche 20 minuti. Qua li vado un attimo a muovere, a spostare con un cucchiaio e poi riparte la cottura fino alla fine. Questo è uno dei contorni che mi è piaciuto di più, che continuo a rifare perché sono veramente buoni. Nel frattempo vi faccio vedere anche un piccolo trucchetto. Volevo tostarmi queste tre fette di pane, anziché metterle nel tostapane e quindi accendere un altro elettrodomestico. Quando mancano 2 minuti circa alla cottura dei pomodorini, vado a mettere le fette, cerco di metterle in piedi, appoggiate alle pareti, ma comunque anche se si stendono e cadono non succede niente, e vado a terminare la cottura dei pomodorini e nello stesso tempo si tosteranno anche le fette di pane. Ok, il tempo è trascorso e il pane si è tostato, è perfettamente tostato, quindi adesso mi preparo un bel piattino. Vedete che è anche abbrustolito nei lati, quindi sono bastati veramente 2 minuti, perché con quella temperatura fa presto. E questo è il piatto finito, sono buonissimi.